Tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi, come avete letto dal titolo, make up estivo che sia duraturo ma anche abbastanza leggero e semplice. Vediamolo. Allora, la mia esigenza in estate è quella di un make up che dia un aspetto leggero, quindi qualcosa non di pesante. Tendo anche a truccare meno gli occhi, quantomeno diciamo questo è il trucco che preferisco fare di giorno, o se comunque voglio apparire curata, fresca, un po' glow, luminosa, ma non con un trucco appunto pesante. Però l'altra mia esigenza è quella di far durare il trucco. Se uso solo le polveri mi rendo conto che il trucco mi dura molto meno d'estate, perché chiaramente sudando probabilmente le polveri tendono a spostarsi prima dal viso. Questo anche perché tendo a non usare un fondotinta, quindi non ho quella base diciamo su cui le polveri possono aggrapparsi un po' meglio. Quindi cosa faccio? Utilizzo praticamente quasi solo prodotti in crema o liquidi, appunto, vedremo, per fare appunto tutto il mio make up. Mi trovo molto meglio, mi piace l'aspetto, mi piace insomma quello che viene fuori. Ovviamente io non sono una make up artist e questi sono diciamo non tanto dei consigli quanto delle condivisioni di quello che io faccio, che poi voi potrete vedere se possono fare anche al caso vostro. Allora, io ho semplicemente fatto la skin care e adesso ho qua davanti tutti i prodotti che utilizzerò, e in questa vaschetta ho messo delle alternative, perché quello che vi farò vedere è diciamo il metodo, chiamiamolo così, con cui realizzo questo make up. Però non è detto che voi dobbiate utilizzare gli stessi prodotti che uso io, anche se a me fa piacere ovviamente elencarveli tutti in info box, quindi li troverete elencati con il loro nome e il link del sito nel quale volendo potreste andare ad acquistarli. Ripeto, però vi farò anche vedere delle alternative, se riesco e se le trovo, magari non tutte ci saranno, però io ve le faccio vedere, che magari avete qualcosa nei cassetti. Ripeto, non tutte magari sono in commercio, credo magari qualcosa non ci sarà più perché io attingo un po' da cose che magari ho anche da tempo, però insomma faccio quel che posso, inserisco in info box. Andiamo subito ad iniziare, metto un cerchietto per raccogliere bene i capelli e parto a raccontarvi che cosa faccio. Voilà. Allora, inizio dalle sopracciglia. Ultimamente sto facendo qualcosa di molto più leggero rispetto al mio solito, e sto provando a, dopo che ho fatto la laminazione, a pettinarle bene. Vedete, dopo che ho fatto la laminazione questo tipo di lavoro viene molto più semplice. Prima io non riuscivo a pettinarle così, non stavano all'insù, si ripiegavano subito diciamo all'ingiù. Dopo che ho fatto la laminazione vedo che invece resistono tantissimo, e dopo che le ho pettinate vado praticamente a disegnare qualche peletto mancante con la matita. When I stand on my feet, feeling like a clown when I say what I mean. La matita che uso è la Precisely My Brow Pencil di Benefit, che è una delle mie matite preferite, e utilizzo la colorazione 3. Allora, dopo aver fatto questo primo step, utilizzo sempre un prodotto di Benefit. Ripeto, però potreste sostituire la matita con un'altra, io vi consiglio la micromina, in modo che vengano fuori, appunto, micromina automatica, in modo che vengano fuori dei pelettini sottili. Anche di Del Gimme Brow trovate diciamo dei prodotti magari simili. A me piace tantissimo e ritengo che sia quasi inimitabile il Gimme Brow. È il pennellino veramente piccolo, è una sorta di diciamo mascara colorato numero 3, sempre per sopracciglia. Quindi cosa vado a fare? Vado a scaricare un po' il prodotto per evitare di avere degli accumuli e vado a pettinare all'insù le sopracciglia. Il Gimme Brow cosa fa? Mi fissa già un po' le sopracciglia nella posizione che voglio e dà un po' più di corpo, nel senso che dà un aspetto di infoltimento alle sopracciglia. Vieni chiù un mascone, no, you're down to me.
Holding on the dreams you say will never be. Ok, dopo che le ho fatte con il Gimme Brow aspetto diciamo un minuto e prendo sempre un altro prodotto di Benefit. Devo dire che mi sto trovando stra bene con questo trio, quindi non posso far altro che consigliarvelo. Questo è un fissatore, è un gel trasparente che fissa e non si muovono più, cioè questa è proprio una garanzia del fatto che non si muovono più, è il 24 hour brow setter appunto di Benefit, e appunto ha il pennellino tipo mascara ed è un gel trasparente con cui andate a fissare. E io aspetto un attimino perché è così il Gimme Brow si non si trascina quando vado a passare il fissante, ecco, già asciutto. Ok, fatto questo passo alla matita sugli occhi, quindi prendo di regola quasi sempre lei, che è la Cupid's Arrow di Nabla, la numero 2, la marrone, quella che era uscita con insomma le prime uscite di Cupid's Arrow, e vado praticamente a utilizzarla non direttamente sull'occhio ma con un pennellino. Utilizzo quasi sempre questo pennellino di Real Techniques, che è proprio piccolissimo e si chiama Smudge Brush. Ah, vedete, una punta veramente super piccola, compatta, abbastanza fitta e dura, e vado praticamente a sporcare con la punta della matita le setole appunto del pennello, e poi in buona sostanza vado a fare la rima superiore, quindi delle ciglia, la rima palpebrale vicino appunto alle ciglia. Vado a sporcare, quasi ad infittire appunto le ciglia stesse, in modo che quando andrò a mettere il mascara già avrò questo effetto, diciamo, di aver scurito la base delle ciglia, che mi aiuterà a innanzitutto a minimizzare il fatto che io mi sporco sempre la rima quando mi vado a mettere il mascara, sempre. Quindi in questo modo, facendo praticamente tutto un lavoro di bordatura proprio tra ciglia e ciglia quasi, innanzitutto intensifico l'occhio e poi minimizzo questo effetto di sporco. Lo faccio off camera perché praticamente ho bisogno di guardarmi da vicino e tendere leggermente l'occhio e lavorare proprio vicino, però non è che sia una cosa complicata. Sporco e lavoro vicino alle ciglia, solo sopra. Ok, fatto questo passaggio, prendo un pochino di cipria, semplicemente con un pennello vado a opacizzare la palpebra, perché avendoci messo il contorno occhi, io lo metto anche sulla palpebra superiore, spesso mi fa la riga qua, quindi ho bisogno di semplicemente opacizzarla, quindi ci vado a mettere un pochino di cipria in questo modo e poi passo al mascara. Basta, per gli occhi veramente non faccio altro, soprattutto di giorno. Lo sapete che il mio mascara preferito degli ultimi mesi è il The Real Magnet di Benefit, sempre. Sembra una sponsorizzazione Benefit, no, non è un video sponsorizzato assolutamente. Vado quindi a mettere il mascara, ma prima piego le ciglia con il mio piegaciglia di fiducia che ho comprato da YesStyle, anche questo ve lo lascio in info box, è quello di Shuemura, che è veramente pazzesco, funziona benissimo. Io ho le ciglia molto lunghe ma molto dritte, quindi devo piegarle, quindi piego le ciglia e applico il mascara molto abbondantemente. Fatto questo, possiamo passare al correttore. Come vi dicevo di recente, se avete correttori di diverso tipo, di diverso colore, ma nessuno dei due va bene per voi, provate a mischiarli.
Io ad esempio ho ridato vita in questo modo a questo correttore di Burberry che mi era stato inviato, è un correttore pazzesco ma in una colorazione davvero molto scura per la mia pelle. Però adesso in estate che pian piano mi colorerò, questo mi verrà molto utile, infatti lo porterò in vacanza perché piano piano lo miscelerò sempre meno, ho detto bene, sì, con un correttore più chiaro. In questo caso ho scelto di mischiarlo con un correttore di Idun Minerals che mi piace tantissimo. E questo correttore, sapete, tipo i Touche Éclat di Yves Saint Laurent, no? Con il pennellino, anche quello di Burberry nello stesso modo. Questo è un colore abbastanza chiaro per me, questo è un colore invece molto scuro per me. Però vi raccomando, per fare questo, di cercare di ottenere una tonalità quanto più simile al vostro colore di pelle. Quindi mentre magari in un trucco strutturato possiamo utilizzare un correttore anche un filino più chiaro, non tantissimo, però un filo più chiaro si può fare per illuminare appunto il nostro contorno occhi, tanto poi con il fondotinta e tutte le correzioni che faremo, blush, bronzer eccetera, andremo un pochino a ovviamente bilanciare il fatto che sia magari molto chiaro. D'estate che magari invece faremo un trucco come adesso un po' più leggero, secondo me il correttore che meglio si adegua all'esigenza di non fondotinta ma solo un po' di correttore per correggere diciamo le discromie delle occhiaie, ma per il resto no, è quello molto leggero, quindi un correttore quanto più possibile liquido, quindi abbandonare le texture più sode, più cremose, ma favorire appunto quelle liquide. Io vi ho citato questi due che sono dei correttori che io ho nel mio cassetto, però potete utilizzare per esempio, che vi nomino sempre, gli Accord Parfait di L'Oréal, sono perfetti, sono dei correttori con anche del contorno occhi all'interno, quindi molto idratanti, non segnano assolutamente, sono molto leggeri, sono più che altro dei correttori minimizzatori diciamo di una discromia, non di un'occhiaia profonda. Se avete occhiaie molto molto scure probabilmente non faranno al caso vostro, però ecco, se siete disposti a rinunciare alla copertura totale, all'effetto full face a favore di un make up più leggero, più fresco, che anche sotto la luce del sole non faccia vedere questo stucco sotto il contorno occhi troppo evidente, questi secondo me sono perfetti. Lo sapete, altro che vi consiglio sempre è il cancelletà, il Maybelline di appunto, scusate, il cancelletà di Maybelline. Io ho la colorazione 7 che però è un po' chiara per questo periodo che sta arrivando, soprattutto se andrò al mare e mi abbronzerò un po', potrei andare a comprare la tonalità un pochino più scura o miscelarlo come faccio sempre, magari con un goccio di quelli più scuri, e quindi dare diciamo una vita nuova a un correttore troppo chiaro. Quindi vado a prendere il correttore scuro, quello appunto di Burberry, vediamo se non faccio uscire troppo prodotto. Eccolo qua, come vedete è bello scuro, lo vedete che ha proprio quasi, credo sarà un tono più scuro della mia pelle, ok? Quindi ovviamente ha anche un po' di tendenza aranciata, quindi mi aiuta a camuffare l'occhiaia, però ecco, non è per niente illuminante. Quindi cosa faccio? Appunto ci aggiungo un tocco di questo di Idun, che invece è abbastanza chiaro, vedete? Quindi lo vado a mettere, ma sono entrambi molto leggeri. Quello di Idun lo utilizzo anche per fare questa zona, che mi piace che sia più luminosa. È una sorta, ripeto, di Touche Éclat. Io amo molto Idun Minerals per certi prodotti. Come sapete mi piace da impazzire anche l'altro loro correttore, quello in tubetto, che vi consiglio sempre. Anche questo è eccezionale. Secondo me sono due suoi prodotti veramente molto buoni. Poi vado col mio fidatissimo pennello di Sephora e li miscelo. Come vedete viene un colore che è esattamente, ormai ci ho preso la mano con le dosi, no? Viene un colore che è esattamente uguale a quello della mia pelle, vedete che praticamente non ho bisogno di fare nulla, nel senso che proprio va a incontrare il tono della mia pelle e si fonde perfettamente, quindi diventa invisibile, cioè io ho questa parte estremamente più coperta, estremamente più uniforme, però non si vede così tanto il correttore perché appunto è proprio identico ed è molto molto leggero, quindi mi piace veramente tantissimo fare questo tipo di lavoro. Quindi vado a tamponare bene, poi magari a volte
per non scurire, ecco, questa parte utilizzo spesso un altro pennellino e vado in questa zona qua a illuminare un pochino. Spesso cosa faccio poi? Riprendo il correttore chiaro e vado proprio qua. Se voglio fare questa parte un pochino più luminosa, questo è un correttore illuminante, un qualcosa di simile lo fa MAC, nel caso ve lo lascio, sempre così col pennellino, ed è stato per tantissimo tempo uno dei miei correttori preferiti, quello di MAC, non mi ricordo il nome, perdonatemi, ma è proprio, non credo forse che MAC lo metta addirittura nella categoria dei correttori, forse lo mette di più nella categoria degli insomma di quei prodotti un po' multifunzione, tipo appunto il Touche Éclat di Yves Saint Laurent, tipo delle penne illuminanti. Veramente molto molto valido quel prodotto, ripeto, piace a chi cerca un prodotto di questo tipo. È ovvio che se state cercando un correttore full coverage non ne sarete soddisfatte, però se il vostro intento è quello di illuminare un pochino questa zona, delle zone del viso, con dei tocchi di luce, io lo utilizzavo anche per rinnovare il correttore a fine serata. Sapete quando siete già truccate ma a fine serata avete un impegno e vedete che la zona contorno occhi ha bisogno di una ritoccata, ma se ci rimettete magari il correttore che avete utilizzato durante il giorno diventa troppo pesante, allora è bene andare con uno di quei prodotti lì. Ok, una volta che ho tamponato bene, sfumato bene, prendo un pennello da cipria, prendo la cipria chiara di Nabla, di cui ormai mi è rimasto pochissimo, la close up in colorazione light, però la sto centellinando proprio per il contorno occhi. Perché? Perché fisso il correttore, almeno nel contorno occhi uso appunto la cipria, e non si sposterà per tutta la giornata, quindi mi garantisce di essere fissata perfettamente. Lo faccio con la cipria light, perché non voglio appunto scurire il contorno occhi assolutamente, cioè se rimane un pochino più chiaro ma proprio quel filo che non si deve notare, la cosa non mi dispiace affatto. A questo punto uso l'illuminante. Sapete che io ho un rapporto con l'illuminante un po' controverso, perché non lo utilizzo spesso e soprattutto di giorno, a volte mi sembra pesante. Devo scegliere delle texture che siano veramente qualcosa di impercettibile, quindi non quelle che hanno un payoff, che ti lasciano la strisciata un po' Instagram style, non fanno per me. Non dico che non siano dei prodotti validi, però non incontrano le mie esigenze. Mi piacciono dei prodotti leggeri o comunque magari tamponati semplicemente un po' con le dita. Sapete, quando faccio questo gesto mi ricordo appunto la manualità della divina Lisa Eldridge, che fa tutto con le sue manine delicate e fa delle magie. Noi non saremo ovviamente in grado di fare questo, neanche di avvicinarci lontanamente, però prendiamo sempre ispirazione dai grandi, e quindi così io di regola vado in questo modo. Adesso vi dico che cosa sto usando, e poi con le dita appunto lo picchietto. Non ne metto tanto perché deve dare questa luce diffusa, ma quasi non si deve capire che io ho messo l'illuminante, ok? Questo è un prodotto che mi piace tanto ed è il Nudis di Nude Stix, All Over Face Color, che ha dall'altra parte anche una sorta di buffer brush. Vi devo dire che a me non piace tantissimo, potreste usare anche il pennellino, ma secondo me un po' punge, mentre con le mani viene un effetto che mi piace molto di più. Potete anche fare così, prelevarlo direttamente col dito, vedete, e andare sulla pelle, viene ben uguale. Io di solito ne metto un pochino così e poi magari ritocco facendo come vi ho fatto vedere, cioè andando così e lavorandolo. È un prodotto che non fa pacciugo se incontra la polvere che avete messo, non crea problemi, che è una cosa di cui io ho sempre molto timore invece, ok? Quindi vedete, così leggermente ne metto sempre un pochino qua, faccio questo lavoro, mi piace qua un pochino di glue, basta, cioè proprio molto molto easy. Prodotti simili, questo mi piace tantissimo, ma ve ne posso far vedere altrettanti
che a volte uso. Per esempio il Dose of Dew di NYX, un prodotto che potreste trovare facilmente, appunto anche abbastanza economico, un po' più costoso, ma non ho idea se esista ancora. È il prodotto che si chiama Sunset Bronze di Elizabeth Arden, che però appunto vedete ha sempre lo stesso concetto, quindi anche questo l'ho utilizzato tantissimo in passato, era uno dei miei preferiti e mi piace veramente tanto. Un altro prodotto valido è quello di Avon, non so se avete la possibilità di reperire Avon. Questo è un cream blush and highlighter duo, quindi due prodotti in uno. Siccome poi vedrete che adesso utilizzeremo anche il blush in crema, questo è perfetto, ha da una parte l'illuminante, dall'altra parte un blush molto bello, molto delicato, una sorta di pesca che d'estate è fantastico. Io credo che tutti questi prodotti, perché a me un po' piace cambiare, me li porterò in vacanza. Questo per esempio mi piace tantissimo perché appunto due in uno e quindi risparmiate spazio. E basta, questi sono più o meno appunto quelli che utilizzo per fare questo lavoro. A questo punto vado con il contouring barra bronzing. Qualcuno di voi mi ha chiesto: Silvia, che differenza c'è tra contouring e bronzer? Allora, il contouring di solito si fa con una terra che non abbia parti sbrilluccicose, che sia matte, e tendenzialmente, soprattutto qualche anno fa, si faceva più fredda possibile, più freddo possibile il contouring. Diciamo che c'erano i tempi in cui qualcuno lo faceva addirittura con taupe di appunto NYX, che era proprio quasi grigiastro. A me il contouring freddo non è mai piaciuto, sarà che un sottotono caldo, ho sempre preferito un contouring un pochino caldo. Ma al di là di questo, non sono neanche una che ama il contouring e quindi quel diciamo tecnica con cui vai appunto a contornare luci e ombre, quindi del tuo viso. Scusate, io non sono una makeup artist, ve lo spiego un po' così come mangio, appunto con una terra che sia opaca. Io più che fare questo lavoro vado a dare un po' di abbronzatura, appunto bronzing al mio viso, quindi di tocchi diciamo caldi di prodotti che non siano per forza matte, anzi preferisco che siano leggermente glow, leggermente satinati. E più che fare contouring la vado a mettere come se il sole avesse colpito il mio viso su varie parti del viso. Sapete, quando andate al mare i punti più sporgenti del vostro viso si arrossano un po', si abbronzano appunto di più, perché appunto sono sporgenti, tipo qua in punta del naso, diciamo questa parte del viso, un pochino qua sulla fronte, in modo da dare un po' di colorito senza esagerare. Questa è la differenza tra il bronzing e il contouring. Il bronzing dà quell'aspetto un po' di appunto abbronzato in vari punti del viso, il contouring è più un lavoro di scolpire il viso e anche di ridimensionarlo, quindi magari rendere un viso più paffuto, un po' più appunto affilato, mettere in risalto più gli zigomi, facendo magari un po' di scuro qua. Io faccio un po' un mix, quello che sono in grado di fare da donna normale, o che comunque ho visto che mi piace fare sul mio viso. Utilizzo il prodotto di Fenty, che è uno dei miei preferiti, lo uso veramente da tanto tempo, colorazione mocha, ed è un prodotto in crema. Cosa vado a fare? Dall'attaccatura dei capelli, quindi dalla tempia, vado a tirare una riga molto molto corta, come vi dico sempre, tendo a non superare l'inizio dell'occhio se ci fosse una linea che scende, perché poi mi indurisce troppi lineamenti e mi fa questa triangolazione del viso che io non amo. Ho il viso un po' triangolo, vorrei renderlo più paffuto, quindi anziché fare appunto una riga vado a farla leggermente tonda innanzitutto, quindi così, ok, per... Questo è un suggerimento che mi è stato dato di recente, ok, per mettersi in risalto lo zigomo ma senza tirare troppo in giù, quindi rendere un po' troppo maschile e duro i tratti del mio viso. Vado con un pennello, uso sempre questo qua di Real Techniques, che è uno dei miei pennelli preferiti. Poi nel caso, se volete, vi metto anche i nomi dei pennelli, io li metto, poi vedete voi se vi può essere utile. E vado, come vedete, a scaldare questa parte del viso. Poi col pennello sporco di regola faccio anche questo tipo di lavoro, quindi come appunto se mi fossi leggermente abbronzata, quindi lo sfumo, ecco, lo sfumo cercando di non spostarmi troppo. Poi tenete conto che questi prodotti sono prodotti molto facili da usare, perché questo di Fenty ha una performance secondo me molto buona, per cui è difficile che non lo sappiate gestire, okay, in questo modo
vado a mettere un po' in risalto lo zigomo, che già aveva beneficiato dei tocchi di illuminante che poi potete anche ritoccare nel caso, Fatto questo, e vi dico anche che cosa potreste per esempio utilizzare al posto di quello di Fenty, ad esempio l'Insta Duo Contour Stick di Rimmel, che è un prodotto assolutamente economico e ha dall'altra parte anche una parte, diciamo, illuminante che potresti utilizzare appunto per illuminare lo zigomo, quindi anche questo un perfetto due in uno, e anche low cost. Oppure ancora il Wet n Wild Dual Handed Contour Stick, sempre un altro prodotto assolutamente multi, che anche in questo caso ha una parte più chiara da una parte e una più scura, quindi esattamente come quello di Rimmel. Oppure vabbè, un prodotto che non esiste più, sapete, uno dei miei preferiti, ed è il Lula Quickie Contour Stick, ma magari qualcuno di voi ce l'ha nel cassetto, rispolveratelo. O ancora utilizzo a volte un fondo un po' più scuro che mi era stato appunto omaggiato da Mesauda, proprio con questo scopo, me l'avevano dato al Cosmo Prof, ed è una tonalità del loro Cover Stick Foundation, un po' scura per me, un po' scura, ben scura per me, come vedete, che io uso appunto per fare questo tipo di lavoro. Mi sono dimenticata prima di citarvi un altro dei miei illuminanti preferiti, che è NARS, nella tonalità South Beach, che è sempre appunto un illuminante, come vedete, cremoso, che ho usato tanto, è mezzo distrutto, e anche questo picchiettato dà un effetto veramente molto molto bello, quindi un altro prodotto che potreste avere nei vostri cassetti. Bene, a questo punto prendo di solito la terra, quindi il bronzer, la terra, in questo caso, come vi ho detto, a me piace un po' luminosa, ed è perfetta Lula Glow, è appena uscita, è un prodotto appunto luminoso, quindi ha una leggera satinatura, e mi piace tantissimo per fare questo tipo di lavoro. Non potete sbagliare con Lula Glow, perché non fa macchia, si stende benissimo, si sfuma alla perfezione, quindi è a prova di principianti, è a prova di persone che non sono super pratiche del lavoro, insomma, con pennelli eccetera eccetera. Non è difficile che voi possiate sbagliare, perché sono polveri che si stendono veramente molto bene. Perché uso la terra? Per enfatizzare un po', per dare appunto l'aspetto glow che invece con la sola crema non avrei, e in questo modo si fissa molto bene, perché mettendo sotto la crema e sopra il prodotto in polvere non mi si sposta per niente, cioè mi rimane perfetto tutto il giorno, e questo mi piace tantissimo. Non faccio tanto, vedete, al massimo do una spolverata qua sul naso con quello che rimane e basta. Prendo poi di solito un pennello per gli occhi da sfumatura, lo vado a pucciare nella mia Lula Glow e vado a posizionarlo nella parte alta della piega, in modo da dare semplicemente una ombreggiatura. When I stand on my feet, feeling like a clown when I say what I mean. Stop. Con una matita, io uso sempre lei, lo sapete, ve l'ho stranominata, è la Sunburst di Lotte London, della linea matite appunto Kajala M2PM, ed è una matita effetto specchio, un dorato accecante, che ha una luminosità incredibile, e se voglio appunto enfatizzare il punto luce, quindi l'inizio dell'occhio, la vado a mettere così, vedete qua, mi piace tanto, semplicemente questo tocco. Di regola la sto mettendo così, solo nella parte alta faccio questa linea così, ma proprio un leggero tocco che però apre, illumina tantissimo. Questa è inimitabile, non saprei darvi un'alternativa, ma anche perché questa poi è super low cost, la trovate anche su Amazon, se la ritrovo ancora ve la metto. A volte costa veramente 2-3 euro, non di più, ma anche in OVS credo che costi 3 euro e rotti, cioè una roba proprio super conveniente, quindi da provare. È il momento del blush. Allora, come blush sto impazzendo per un blush molto costoso che avevo nel mio cassetto, a cui non avevo dato il giusto risalto, e adesso lo sto utilizzando tantissimo. È il Fito Blush Twist numero 3 Papaya
di Sisley, quindi un prodotto mega caro, però guardate che colore divino, è bellissimo. Vado, guardate come ha questo colore stupendo, e come sapete io vado pazza per questo pennello che vi nomino praticamente sempre, un pennello di Real Techniques, anche questo ve lo lascio in info box, che però trovate solo in un set. Vi so dire con certezza che singolo non c'è, perché ho lavorato per Real Techniques e quindi mi ricordo benissimo che questo loro l'hanno messo solo in un set. Lo potete usare sia per i blush, che è fantastico per i blush in crema, sia lo potete usare per stendere il fondo, soprattutto quelli super leggeri estivi, vi viene un lavoro eccelso. Quindi guardate come si sfuma bene, vabbè, ma questi sono blush che costano una fucilata, se non si stendessero anche bene, voglio ben dire di cosa stiamo parlando. Quindi assolutamente è un prodotto eccelso, però vi posso dare delle alternative. Sapete che per esempio questo è liquido, invece quello è cremoso, ovviamente, perché vedete in stick, questo è proprio liquido, infatti viene erogato così da questo tubettino, ed è di Bourjois, c'è in vari colori, io ho la colorazione Sorbet Blush in Raspberry, ed è l'LT Mix di Bourjois, pazzesco, mi piace tantissimo. Praticamente ne mettete dei puntini e sempre con quel pennello lo sfumate, viene bellissimo l'effetto. Sempre costoso il Gogo Tint di Benefit, mi fa impazzire, ha la boccettina tipo smalto, quindi liquido come quello di Bourjois, 3-4 pallini sulle guance, sfumate, effetto super bello. Mentre prodotti tipo quello di Sisley, quindi cremosi, Dior, ma anche qui siamo nell'Olimpo dei prodotti costosi, si è staccato il numeretto, quindi non so cosa, che numero sia, è il Dior Blush Cheek Stick, così però proprio questo somiglia tanto a quello, vedete, di Sisley, mi piacciono tanto tutte e due, ma veramente sono due prodotti molto costosi, quindi insomma vedete voi. Se volete spendere poco vi do anche però un low cost, è l'Astra Blush Me All Over Lips and Cheek, quindi questo addirittura dice che lo potete utilizzare labbra e guance, è un colore bellissimo, una sorta di rosa antico, molto bello. Questo vi dico come si chiama, è il numero 3 di Astra. A questo punto ragazzi non ci resta che andare di matita labbra, utilizzo praticamente sempre la numero 4 delle matite nude di Nabla, che non appesantisce per niente il look, però io ho le labbra molto chiare, come vedete un pochino di colore ci sta, certo con la mascherina a volte va tutto a farsi friggere, però ci proviamo. Quindi vado a contornarle in maniera molto delicata. Se fate un overline, a mio parere andateci piano, perché questi overline pazzeschi, super verticali, così, no, ho visto degli obbrobri in TV ultimamente, non faccio nomi, però ho visto una trasmissione dove c'era una ragazza che fa un overline che io ho detto no, ma perché fai questa cosa? Voilà, questo è quello che faccio, niente di complicato, veramente super semplice. Le matite di Nabla sono abbastanza morbide, ma stanno lì. Però con morbide intendo dire che potete portarle anche come dei rossetti, come sto facendo io, senza timore di avere le labbra tutte raggrinzite. Io per, diciamo, avere ancora più morbidezza utilizzo un prodotto di Lepo che si chiama Xylent Labbra, credo. È praticamente una sorta di burro cacao all'acido ialuronico eccezionale, un prodotto veramente ottimo. E quindi vado a metterne un po'. Questo le rende un pochino più morbide e mi piace anche l'effetto leggermente più polposo che dà alle labbra. Questo è quanto, questo è il look terminato, super super leggero, come vedete, è praticamente un look nude, cioè potreste non sembrare truccate a chi di trucco non capisce niente, ovviamente come avete visto non è assolutamente così. L'ultimo tocco che faccio
e che vi consiglio, soprattutto appunto se in estate tendete a lucidarvi, è di tamponare un pochino con la cipria almeno la zona T. Quindi close up di Nabla, questa volta a colorazione medium, e vado praticamente a prelevarla con il pennello e a tamponare giusto nella fronte, il naso, soprattutto gli angoli che si lucidano tanto, e il mento, mentre non fisso tutta questa parte che non ne ha bisogno, ma anche perché qua ho messo la crema e poi il bronzer in polvere e quindi non c'è bisogno, basta. Questa di solito me la porto dietro per eventuali ritocchi. Mi spiace che magari io non riesco mai a trovare un pennellino, un piumino o qualcosa, mi porto dietro sempre questi due, però nel beauty vabbè, va bene così. L'unica cosa che porto dietro è anche la matita e il burro di cacao, diciamo che questi me li metto in borsetta dopo che ho finito di truccarmi. Questo è tutto, io spero di avervi dato uno spunto utile, che questa sia un'idea, diciamo, che trovate gradevole, replicabile, che non siano consigli banali. Non mi aspetto di portare niente di innovativo né di super professionale, è una condivisione di una donna normale che sperimenta con il make-up e che quindi condivide con voi. Ma assolutamente, se avete delle critiche da fare a quello che ho fatto, nel senso dei suggerimenti per migliorarlo, soprattutto se siete delle make-up artist, ma anche se non lo siete va benissimo, il suggerimento lo accolgo con molto piacere lo stesso, potrebbe servirmi appunto per migliorare quello che faccio. E se invece avete altri consigli che magari io non ho dato, assolutamente lasciate un commento, che insomma tutta la community così possa beneficiarne. Se comunque il video vi ha tenuto compagnia, oltre che darvi qualche spunto utile, mi fa piacere se vi iscriverete al canale, attivate la campanella per essere aggiornate sulle prossime pubblicazioni appunto video, lasciate like al video e ci vediamo anche, se vi va, sui miei social, quindi su Instagram dove sono Saidori e sulla pagina Facebook dove sono l'angolo di Saidori. Vi mando un bacio, buona domenica. Cosa state facendo oggi? Qui semplicemente oggi è sabato, quindi domani non è che farò chissà che cosa, diciamo che sono in attesa della grande finale Forza Azzurri e quindi incrociamo le dita e speriamo che questi europei ci portino un pizzico di gioia, perché ne abbiamo bisogno in Italia ma come dappertutto, insomma non sono stati anni facili. Vi mando un bacio, a domani, ciao! Falling down when I stand on my feet, feeling like a clown when I say what I mean. When I say what.